Giorgio, il 2018 Tennis and Friends con edizioni non soltanto qui a Roma ma in giro per l'Italia. Un grande successo che si ripete dopo 8 anni. Un progetto che cresce, un bambino che cresce, io lo chiamerei, perché è nato come veramente un bambino dal nulla su questi campi. Eravamo 8 anni fa, dove ci trovavamo su una tenda di pochi metri quadri e con 3 postazioni. A ottobre ci siamo ritrovati con 70 postazioni e 20.000 metri quadri e con 16.000 check-up. L'abbiamo portato a livello nazionale perché comunque è importante portare la comunicazione, oltre chiaramente check-up effettuati, in giro per l'Italia per sostenere questo progetto, ma soprattutto per comunicare alla gente quanto è importante la prevenzione. Oggi siamo qua all'Internazionale Italia, dove siamo con aria media grande rispetto chiaramente a ottobre, dove facciamo prevenzione per la cardiologia, per le malattie cardiovascolari, per l'ipertensione e per l'alimentazione. Mentre a ottobre ci saranno 3 giorni di prevenzione qui a Roma, giusto? Sì, ottobre è l'edizione principale, dove ci ritroveremo con un'area molto vasta, oltre 70 postazioni mediche, 22 specialistiche, 3 giorni, che partiamo da weekend, abbiamo aumentato anche per un altro progetto, porteremo all'interno un progetto sociale per i giovani, per il disagio giovanile. Quindi oltre che parlare di prevenzione, di quando fare le visite gratuite, ma parleremo anche di disagio giovanile, comunicando ai giovani il corretto stile di vita e quello che dovrebbero fare, sempre attraverso una cosa importante che è lo sport. Hai creato un vero e proprio brand. Com'è nata l'idea? Io te l'ho chiesto qualche anno fa, ma la scintilla proprio di dire unisco il tennis, che tu sei, provieni da una famiglia di tennisti, hai sempre giocato a tennis, e il benessere, il mio lavoro di medico. Ti ricordi l'esatto giorno in cui ti è venuta l'idea di fare Tennis and Friends? È nato a esattamente i primi di settembre del 2011, in cui io seguivo una paziente con il tumore alla tiroide, paziente giovane però in gravidanza, di cui il suo percorso particolare, chiaramente con un tumore alla tiroide, quindi ha dovuto sostenere cure e terapie, ma pur salvando però il bambino, che ogni volta viene qua a testimoniare questa fiducia e questo affetto nei nostri confronti, quando in altre strutture le avevano detto comunque di perdere il bambino per salvare la sua vita. Oggi la paziente sta benissimo. Quel giorno dissi: ma basta fare un'ecografia per comunque prevenire un tumore, e misi su questo progetto dal nulla, con un fonendoscopio intorno alla palla tennis, che raggruppa i 2 amori della mia vita, il tennis da una parte e la medicina dall'altra. E qua è uscito Tennis and Friends. Perché, tu mi dirai, perché abbinato a tutti questi ambassador? Perché oggi la gente ha paura di fare prevenzione. Avere paura di fare prevenzione vuol dire rischiare, ma non rischiare, però vivere non tranquilli. Oggigiorno siamo comunque costretti a fare prevenzione per vari motivi, ma non costretti, è un'indicazione. Noi dobbiamo trattare il nostro corpo umano come se fosse una macchina nuova, dove ogni tanti anni bisogna fare il tagliando. Quel tagliando sono i controlli, check-up in varie specialistiche. Quindi il messaggio che tu vuoi dare a chi ha paura della prevenzione è di farla, a prescindere dalla paura, che poi si supera. Allora, il 38% dei 50.000 visite che abbiamo fatto in questi 7 anni, e gli ultimi 5.000 a Napoli, oggi abbiamo oltre 600 persone, vengono qua per salutare i loro beniamini, da Bonolis a Fiorello, come abbiamo visto oggi, Albano. Ma poi cadono, cioè, nella tentazione di fare il controllo. Perché non ci pensano prima? Perché hanno paura. Oggi proprio una paziente mi ha detto, vede dottore, io non avrei mai fatto questo controllo cardiologico perché ho paura della risposta. Questo non bisogna avere paura, perché intanto nel momento che si scopre qualcosa va curato, ma se quel qualcosa non lo individuiamo presto, certe volte può essere più tardi, perché non possiamo magari affrontare la patologia con delle terapie farmacologiche, che invece preso in tempo salvi la vita. Questo è il concetto di Tennis and Friends. E noi ti ringraziamo perché hai fatto davvero un regalo a tutta l'Italia, portando Tennis and Friends in molte città italiane. Questo è un progetto, io lo voglio sempre ricordare, perdonami se dilungo, su un progetto di squadra. È un progetto
esploso col Ministero della Salute, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, col CONI e con la Federazione Italiana Tennis. Siamo sostenuti da loro, oltre che polizia e aeronautica militare, che ogni volta che noi allestiamo il villaggio loro mandano anche i loro medici a fare le visite. È un progetto di squadra e nella squadra ci sono i medici del Policlinico Gemelli e ci sono i media fondamentali, perché nel momento in cui noi comunichiamo, se voi non ci seguite, noi non riusciamo ad arrivare dentro le case della famiglia. Quindi grazie a voi che lo fate con amore, come te che ci sei sempre, e quindi veramente grazie a te e alla tua professionalità. Io vi sosterrò sempre. Grazie. Grazie Giorgio.